Buon salve a tutti amici, io sono Ame, il vostro villain from Video Games e benvenuti ad un video dedicato a 10 giochi indipendenti che sono tuttora in sconto su Nintendo Shop e che ovviamente vi consiglio. Nel corso della settimana è stato infatti presentato il nuovo Indie World, cioè il Direct di Nintendo in cui se andate a vedere i nuovi giochi indipendenti in arrivo nel prossimo futuro. Il nostro argomento però non è sicuramente l'Indie World di cui ho fatto una reaction nel canale Twitch che potete ovviamente andare a recuperare, ma gli sconti dei giochi indipendenti che sono partiti successivamente a questo Nintendo Direct. Per questo, attraverso la sezione community di YouTube, ho chiesto a tutti voi se volevate un video dedicato ai migliori giochi indipendenti in sconto e molte persone hanno richiesto piuttosto che una lista sul server Discord che comunque arriverà, ve lo dico già, dopo questo video nel corso dei prossimi giorni arriverà anche la lista magari con molti più giochi. Avete tutti scelto comunque di avere un video. Volevo fare qualcosa di molto più particolare, diciamo, non solamente spiattellarvi un tot di giochi indipendenti. Ne ho voluti scegliere 10 che ho trovato tutti in questo momento in sconto a meno di 10€. Ovviamente ci tengo a sottolineare che se state vedendo questo video nel momento in cui non ci sono gli sconti, questi titoli potrebbero costare anche più di 10€. Però proprio per questo video ho cercato di andare incontro soprattutto a chi non ha magari tanta forza monetaria e consigliarvi appunto 10 titoli a meno di 10€. Detto questo, partiamo con il primo titolo che vi consiglio a meno di 10€. Il primo titolo in forte sconto che non posso non consigliarvi, ragazzi, è l'Hotline Miami Collection, perché il prezzo base di questo gioco è di 25€, ma in questo momento per gli sconti è scontata del 75% e viene 6,24€. Io stesso, che non ho ancora giocato a Hotline Miami, che però conosco e riconosco il perché è diventato così famoso, infatti ve lo andrò tra poco a descrivere, probabilmente la prenderò. Hotline Miami è un action top down, quindi voi vedrete il vostro personaggio, in questo caso da una grafica sopraelevata, un po' alla GTA di un tempo, con tutto in pixel art. In ogni capitolo che andrete ad affrontare tra il primo e il secondo gioco, vi troverete a dover semplicemente, diciamo così, pulire delle stanze per delle missioni che vi vengono date di volta in volta. In ogni missione dovrete scegliere con che maschera andare a affrontare quel determinato livello, con ogni maschera che vi porterà un determinato bonus diverso. Il vostro obiettivo sarà ovviamente cercare di ammazzare tutti i nemici presenti in una determinata stanza e il molte delle volte, se non sempre, vi ritroverete senza avere un'arma, quindi a mani nude. Per questo dovrete sfruttare comunque lo stealth, dovrete sfruttare la possibilità di spaccare le porte e dovrete decidere voi se appunto fare tutto in maniera molto silenziosa o essere un uragano incredibile. Hotline Miami è molto coinvolgente, molto veloce, molto sanguinolento anche sotto un certo aspetto, ma soprattutto è molto difficile visto che l'IA dei vostri nemici qualche volta cambierà completamente e faranno delle mosse che non vi aspetterete. Quello che vi dovrete però ricordare è che in Hotline Miami il vostro personaggio è un umano, qualcuno che potrebbe morire al primo colpo e dovrete cercare il più velocemente possibile di pensare a come affrontare i vostri nemici senza appunto lasciarci le penne. Hotline Miami è consigliato non solamente a chi cerca un gioco puramente action, ma anche a chi cerca la strategia, la tattica e anche in parte lo stealth. In fortissimo sconto sul Nintendo Shop potete anche trovare Transistor, che da 16,79€ è calato a 3,35€. Anche Transistor possiamo dire essere un cult dei giochi indipendenti, oramai uscito veramente tantissimo tempo fa, vede Red, questa cantante morta a causa di Transistor, che è questo spadone che la accompagna nel corso dell'avventura, che deve affrontare questa setta, questa mafia, così possiamo dire, chiamato Camerata, in una storia sicuramente molto più presente e molto più importante rispetto a Hotline Miami che abbiamo visto prima.
Il gioco è anch'esso un action game visto dall'alto in maniera isometrica, quindi non top down sicuramente come Hotline Miami. Hai la possibilità anche qui di avere una strategia grazie alla possibilità di fermare il tempo, ma in sé anche questo è un gioco che vi richiede comunque molta prontezza di riflessi, che vi chiede comunque di stare attenti e anche qui, se volete magari qualcosa di graficamente un pochino più importante rispetto a Hotline Miami, Transistor potrebbe essere, anche grazie alla sua storia, la sua musica, i suoi colori, il suo universo, qualcosa probabilmente di indimenticabile. 3,35€ è veramente pochissimo, quindi io vi consiglio assolutamente di comprarlo. A 6,79€ rispetto a 16,99€, quindi 60% di sconto, Gris è un platform, un puzzle platform molto molto profondo, non difficile come magari possono avere difficoltà i primi due giochi che vi ho consigliato, con una storia anch'essa abbastanza profonda, abbastanza sensibile. Se siete quel tipo di persone che apprezzano comunque anche una storia, magari non detta apertamente, silenziosa quasi possiamo dire, e questa linea artistica veramente, veramente delicata, forse potrebbe essere il gioco adatto a voi. Ripeto, non è un platform mega difficile, non è un puzzle game mega difficile, è proprio un'esperienza che potete vivere attraverso Gris e che altri giochi ovviamente non vi possono dare. Uno dei titoli che sicuramente al Day One di Nintendo Switch ha attirato di più l'attenzione, ed è per questo che ha avuto poi anche un'edizione fisica, è Golf Story, in sconto 7,99€. Golf Story, ragazzi, è un RPG dedicato al golf, in cui questo personaggio principale, che saremo ovviamente noi, è una schiappa incredibile, ma per tutta la sua vita credeva e crede ancora di poter diventare un campione di golf. Arrivato però oramai a 40 anni, ecco l'ultima possibilità per il nostro protagonista di diventare un pro, un vero campione, e noi dovremmo essere in 8 diversi campi cercare di farlo diventare qualcuno. Il problema è che, essendo questo un RPG, ci saranno delle statistiche, ci saranno delle missioni secondarie, ci saranno ovviamente una main quest basata su questi 8 tracciati che noi dovremo cercare di vincere via via nel corso del tempo. È purtroppo unicamente in inglese, ma in sé ne può valere la pena se volete un RPG veramente completamente diverso dal normale. The Messenger a 9,99€, in sconto del 50%, con il fake Ryo Hayabusa, ovviamente secondo i ragazzi di Power Pizza Podcast. È un platform in due dimensioni con una grafica in pixel art che assomiglia molto il primo Ninja Gaiden, quindi in sé è una big citazione, ma in sé io l'ho giocato e l'ho mega apprezzato. The Messenger è un platform action molto difficile, è un platform action con boss fight molto belle, per quanto abbia una storia in sé banalissima, in quello che è, nelle sue meccaniche tanto semplici, riesce ad essere un gioco solido. In più, le boss fight si risolvono tutte in qualcosa di mega comico, che sinceramente non mi aspettavo da un titolo del genere. Avete quindi voglia di un platform che comunque vi metta anche un po' di sfida? Oh, The Messenger ci sta, va benissimo. Rocky è uno di quei titoli che su Nintendo Switch non ho ancora avuto modo di provare, ma sicuramente per questi sconti, che lo portano da 19,99 a 9,99, non posso dire di no e non posso non prendere Rocky. Rocky è un puzzle game in due dimensioni con una grafica, ragazzi, lo vedete anche voi, eccezionale. Non è sicuramente un titolo che vi chiederà ovviamente tante abilità, non è un titolo che sicuramente sarà mega difficile, ma in sé, solo per la veste grafica che porta in campo Rocky, ragazzi, io non posso dire di no, è veramente super bellino. Come Hotline Miami, non posso non consigliare My Friend Pedro a chi vuole un titolo un po' più casinista. In sconto anch'esso del 50% a 9,99€, è un action in due dimensioni in cui questo uomo viene comandato da questa banana chiamata Pedro che gli intima di uccidere tutti. Avrete la possibilità di calciare gli oggetti, avrete la possibilità di fermare il tempo e la vostra missione sarà di base continuare ad andare avanti, continuare ad ammazzare della gente
e finire il livello probabilmente non lasciandoci le penne. In sé, My Friend Pedro prende molto da Hotline Miami, magari è un pochino meno rigido rispetto a Hotline Miami, ma in sé si è ritagliato una fetta di fan che l'ho apprezzato perché è cacciarone. Insomma, avete capito che tipo di gioco è, a 9,99 va più che bene. Flintuck è uno di quei titoli di cui non parlo spesso e faccio molto male probabilmente a non parlarne. Il titolo sta in questo momento a 7,35€, 40% di sconto, ed è un action game in 2D in cui devi affrontare arene dopo arene di nemici, ma la base della meccanica non è ad esempio lo sparare come potrebbe essere in My Friend Pedro e la possibilità di bloccare il tempo, ma avere questo uncino che dovrai e potrai utilizzare nella arena di gioco per affrontare al meglio i nemici che ti si parano davanti. Questo crea ovviamente un gioco molto veloce, da una meccanica in sé molto semplice ma molto molto bella. Pensate ad esempio un Sekiro in cui voi dovete continuare ad aggrapparvi a qualcosa per poter affrontare un boss. Ebbene, questo Flintuck lo fa, solamente che probabilmente i boss saranno un po' meno spietati. Non so quanti titoli siamo arrivati, ma credo che non siamo ancora arrivati a 10. Sul Nintendo Shop trovate in sconto in questo momento anche Iconoclast. E piccola curiosità, è l'unico Metroidvania in questo momento in forte sconto che vi consiglio di prendere assolutamente. La motivazione per cui ve lo voglio consigliare è in realtà molto semplice. Iconoclast è un Metroidvania fatto come deve essere fatto, come Dio comanda. Quindi con delle boss fight molto interessanti, con addirittura personaggi che si andranno a sbloccare nel corso del tempo e con una serie ovviamente di upgrade che andrete a sbloccare nel corso della vostra avventura, che ovviamente renderanno il vostro gameplay molto più variegato e molto più interessante. L'idea di gioco di Iconoclast è molto semplice, è molto valida, funziona alla grande, e se volete affrontare un nuovo Metroidvania ad un prezzo inferiore ai 10€, a questo punto puntate su Iconoclast. Credo di essere arrivato a 10, ma vi aggiungo comunque un titolo. Limbo è in questo momento a 1,99 sul Nintendo Shop ed è anche questo un gioco indipendente classico della vecchia scuola, ma che in quasi tutti hanno avuto modo di poter giocare. E nel caso voi non abbiate avuto modo di giocare, di provare Limbo, per 2€, quindi al prezzo praticamente di due caffè, vi potete portare a casa un titolo particolarissimo. Il protagonista di Limbo è questo bambino, questa ombra quasi di un bambino, che si trova ad affrontare un mondo super minaccioso, formato da ragni giganti, formato da hotel che si stanno oramai distruggendo, e che deve risolvere tutti i puzzle cercando palesemente di non morire. Una delle particolarità di Limbo è la cruenza con cui questo ragazzino può morire in qualsiasi modo, perché è un essere molto fragile. E in sé Limbo mi aveva veramente veramente stupito da appunto quanta cruenza volesse mettere in una situazione in cui il protagonista è un ragazzino. Se volete l'avventura particolare, il gioco particolare di quest'oggi, e avete magari provato Inside, visto che sono sempre loro gli sviluppatori, raga, 1,99€, Limbo, prendetelo. Questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia interessato, vi ricordo il like, vi ricordo l'iscrizione. Se volete altri video dedicati ai giochi indipendenti, magari quando gli sconti saranno finiti, scrivetemeli magari sotto nei commenti se effettivamente ne volete altro. Fatevi sentire voi fan dei giochi indipendenti, e nel caso voi non siete fan dei giochi indipendenti, magari sfruttate proprio questi sconti per avvicinarvi, secondo me, a un mondo bellissimo e fatto di giochi mega particolari. Da vostro Ame è tutto, grazie ancora, noi ci becchiamo a un prossimo video.